come è stato sviluppato questo progetto? Bah, diciamo che è partito da un'idea caparbia e abbiamo sviluppato durante il corso di quest'anno tutta una serie di contatti. Il tentativo e l'esperimento qual è? Quello di mettere assieme produzione, distribuzione e consumatori in un unico progetto che dovrebbe, come dire, sviluppare un senso di appartenenza. Questo è l'obiettivo fondamentale di questo progetto, ovviamente sperimentale, perché poi se dovesse andare bene evidentemente ragioneremo per il 2014 in maniera diversa. Quindi abbiamo tentato di mettere assieme queste tre entità per fare cosa? Per la presa di coscienza da parte del consumatore che sostenere l'economia locale attraverso i consumi significa sostenere il proprio posto di lavoro, l'indotto, significa sostenere realmente un'economia del territorio. Ovviamente io tengo a precisare, siccome il consumatore potrebbe essere indotto, come dire, a ragionare sul piano della qualità o sul piano della tipicità, noi vogliamo abbracciare tutti i prodotti e quindi partendo dal food arriveremo a tutti gli altri prodotti. Una sfida potrebbe essere la ristorazione, per esempio il menù di Consuma Salernitano, ma soprattutto anche per quegli stabilimenti di multinazionali che hanno scelto Salerno, il territorio della provincia di Salerno, per investire e per dare occupazione. Quindi ovviamente diciamo locale, quindi salernitano, in seconda battuta regionale, in terza battuta nazionale. Quindi non è la difesa di un localismo a tutti i costi, ma è la difesa di una nostra economia. Però forse i consumatori potrebbero obiettare i prezzi, la qualità a volte richiede un prezzo eccessivo, i discount sono dei concorrenti in questo momento molto forti. Basterebbero pochi esempi per smontare tutto quanto, premesso che abbiamo tentato in questo esperimento di dare al consumatore un vantaggio. Ovviamente ci saranno altri prodotti che verranno solamente identificati dall'evidenziatore di scaffale che non andranno in promozione, però io faccio sempre l'esempio: un nostro litro di olio extravergine d'oliva equivale a 5 litri di olio di miscele comunitario o extracomunitario. Se poi dovessimo affrontare addirittura, e non mi ci addentro, il discorso salutista, sicuramente avremmo la differenza. Io credo invece che il consumatore prenderà coscienza di questa iniziativa e premierà le aziende salernitane che sono presenti nella distribuzione in provincia di Salerno. In un momento di crisi come questo e in un momento di crisi dei consumi significa prendere coscienza da parte del consumatore che occupazionali manteniamo il nostro livello di PIL e soprattutto probabilmente facciamo crescere quelle aziende che, ripeto, anche se fossero multinazionali, che vengono a investire su questo territorio, è del tutto evidente che noi facciamo un'operazione a tutto punto del 360. Siamo partiti ovviamente quasi a gennaio di quest'anno, perché a tutti può sembrare un'operazione molto semplice. Semplice non lo è stata, mettere assieme produzione, distribuzione e consumatori non è stata cosa semplice, anche perché non vi sfuggirà che all'interno di questo percorso poi ci sono dinamiche commerciali ordinarie, contrattuali, e quindi è stato difficile, come dire, arrivare con una proposta di volantino istituzionale. Tant'è vero che non rappresento tutto il cluster delle aziende che sono iscritte e che hanno aderito all'iniziativa, solamente per effetto del non raggiungimento di certi tipi di accordo con le nostre piattaforme. Però saranno tutti evidenziati a scaffale, quindi avremo un evidenziatore a scaffale che vi dà al consumatore, anche non in presenza di promozione, che quello è un prodotto fabbricato, prodotto nella provincia di Salerno. Una più agevole comprensione del progetto, perché al consumatore va spiegato qual è la cosa che noi, l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere. E quindi siamo partiti dal prodotto, dal food, da quello che è più accessibile
in termini generali per il consumatore medio. Tenete conto, noi siamo 1.200.000 abitanti, probabilmente chi tutti i giorni consuma il prodotto food, siamo quotidiano, ecco, se noi riuscissimo a raggiungere obiettivi minimi, che potrebbero essere di 100.000 prodotti in più venduti al giorno di questo territorio, e quindi prodotti in questo territorio, capite bene quale potrebbe essere l'impatto che vi do di questi livelli interessanti. Il commercio, come voi sapete, è la prima istituzione. Credo che al di là, voglio dire, della esiguità dei prodotti o come dire, della scarsa protezione, noi vedremo fare tutti i settori merceologici, tutti i consumi. Se voi immaginate quanto, per esempio, nel commercio, in termini di shopper, in termini di merci non destinati all'alimento, quello che può essere la produzione di beni e servizi direttamente sul territorio, beh, questo potrebbe essere un punto di svolta. Ovviamente io dico, non è una difesa sperticata del localismo, io dico al consumatore, vorrei che lo localismo, sicuramente in prima battuta viene il nostro prodotto locale, se questo esperimento va bene la butto lì, ma se voi immaginate quello che può essere il consumo, il menù consumo salentinato della nostra ristorazione, questo sicuramente accrescerebbe ancora di più i numeri e i valori. Il prezzo ha la sua importanza in un momento come questo. Però io faccio riferimento, per esempio, che non è stata volontà portare la tipicità piuttosto che la qualità. Però ci sono delle cose elevate in questa cultura. Quindi il prezzo ha una sua importanza relativa e non voglio toccare nemmeno gli aspetti salutistici dei prodotti, ma insomma, se riusciamo a far comprendere che questo viaggio all'interno delle produzioni locali può essere anche un viaggio di buon vivere, di buon mangiare, di buon produrre, di spingere sempre più le nostre aziende a migliorare, e poi ribadisco il concetto, anche per quelle multinazionali che insistono sul nostro territorio, che hanno scelto il nostro territorio per investire e per dare occupazione e che vanno